te. Intanto grazie, benvenuti. La cosa di cui sono venuta a parlare oggi, ringrazio Macro per l'occasione, è la decrescita vista da un punto di vista molto pratico, quindi niente teoria, pochissima per questa volta, ma quello che faccio materialmente io e quello che si può fare concretamente nella vita di tutti i giorni, anche vivendo in un appartamento nel centro città, è già possibile. La cosa che vedo invece molto spesso è che molte persone aspettano di avere il casale sulle colline, sognano per una vita, quando andrò in pensione o quando me lo potrò permettere, vivrò in modo più sostenibile, rallenterò il ritmo, lavorerò meno perché il mio orto mi darà da vivere quasi tutto quello che ho bisogno, eccetera, eccetera. Il fatto è che queste persone, e se lo fate voi forse oggi riuscirete a cambiare un pochino idea, a mettervi su quella strada, io spero che questo seme cada bene oggi. Quello che fanno queste persone è la decrescita filosofica, cioè interessarsi di tantissimi aspetti che riguardano la decrescita e che ci stanno, perché comunque ha una grande parte di pensiero, ma soprattutto si frenano, un po' come vedete i personaggi di queste prime due immagini, ne parlano tantissimo online, in Italia pensate ci sono la maggior parte dei gruppi che parlano di decrescita e ne parlano, fine. La maggior parte di queste persone a un certo punto, non tutti ovviamente per fortuna, a un certo punto però chiudono la loro chat o la loro paginetta Facebook, aprono il frigo, tirano fuori il contorno pronto, lo infilano nel microonde e intanto dicono: ah, quando avrò la casetta sui colli, allora sì, questa io avrò le verdure del mio orto, non quelle nel microonde. In realtà stanno facendo una cosa che si chiama farsi opposizione da soli, cioè procrastinare all'infinito una cosa di cui tendenzialmente si ha paura perché è un cambiamento gigantesco. Ma se lo si affronta nella vita di tutti i giorni, io l'ho fatto, io sono partita da un appartamentino alla periferia di Milano, quando ho deciso di cambiare, di non vivere più nel centro di Milano, per prima cosa mi sono spostata fuori perché non potevo immediatamente togliere il lavoro, licenziarmi e andare a zappare, magari qualcuno ce la fa, ma non era nelle mie intenzioni. Ho iniziato a spostarmi fuori, ho iniziato ad autoprodurre molto di più, ho iniziato a spostarmi con la bicicletta invece che con solo l'auto, bicicletta e mezzi pubblici. Oggi, dopo più di un decennio, i mezzi pubblici sono diventati una cosa così normale per me che ormai in tutti i posti dove vado, tranne Bologna perché è impossibile, mi muovo solamente con il treno. Quindi fare invece di parlare. Parlare va benissimo, scambiarsi idee va benissimo, è quello che facciamo oggi, però poi possiamo fare concretamente. Per esempio, una cosa banalissima da fare subito, anche se si vive in città. Un weekend o una giornata fuori dalla città, il fuori città a Milano che è la più caotica o a Roma si raggiunge in un'ora massimo, quindi ce la possiamo permettere un po' tutti, togliamo un'ora alla televisione o a Facebook e ci facciamo un'ora di raccolta di erbe spontanee. Quelle erbe che noi raccogliamo non sono solo più nutrienti rispetto a quelle che possiamo comprare al supermercato, ma sono mentalmente più nutrienti, perché le abbiamo raccolte noi, perché è cibo gratuito che ci dà la terra, perché rientriamo in questo contatto diretto, non tra coltivo e raccolgo, ma nel contatto più primitivo, che è raccolgo e basta. Nel Neolitico la maggior parte non coltivava, non c'era la coltivazione, raccoglievano, erano raccoglitori. È quella il primo istinto dell'uomo, raccogliere, non coltivare e non modificare. Questa è l'unica cosa un pochino filosofica, ma è solo un pensiero piccolissimo. Quando tornate a casa, quando avete tempo, provate a pensare qual è il vostro bilancio nutritivo, cioè il rapporto tra quello che producete materialmente e quello che consumate sulla tavola.
Ci sono professioni, la maggior parte del terziario per esempio, che in cui sembra di produrre moltissimo e si produce in realtà della carta e della burocrazia. Dov'è che esce l'insalata che sta sulla tavola dal lavoro che sto facendo? Dal fatto che l'acquisto. Molti urbanisti, non so se c'è un problema, alzo la voce, no? Ok. Perché mi sa che non sentivano più. Ok, va bene. Ok, ci siamo? Perfetto. Allora, dicevo, se voi prendete queste persone, che è un'immagine classica del pendolare, io prendevo questi treni qua che sono le Ferrovie Nord di Milano, sono terribili, penso che sia il peggio in Italia, forse dopo la Circumvesuviana. Questo tipo di vita porta a un bilancio nutritivo che è decisamente sproporzionato, perché c'è una produttività alta nel terziario, ma pochissima nella terra. In realtà si consumano più risorse di quelle che si producono. Una persona che lavora tutto il giorno al computer, lo dico da ex informatico, consuma molto di più di quello che produce. Perché alla fine quello che ha messo sulla tavola, cioè la funzione primaria, mangiare, la necessità primaria, respirare, mangiare, eccetera, quello che ha consumato molto di più di quello che ha prodotto. E voi dite, sì, però c'è bisogno molto altro nella vita. Certo, c'è bisogno l'iPad, l'iPhone, la lavatrice, la lavastoviglie. Ok, ma noi non andiamo a toglierle. La decrescita non è andare a lavare i panni al fiume, ma è vivere in un modo più parsimonioso per l'ambiente, per l'ecosistema. La lavatrice ce l'ho anch'io, non vado a fare il bucato al fiume, però una lavatrice che consuma pochissima energia, che può andare dal punto di vista elettrico con un pannello solare, o degli acquisti che non dipendono dal supermercato, e qui tutta una serie di cose che fanno in modo che il mio bilancio nutritivo sia più equilibrato. Non dobbiamo tornare alla preistoria o vivere in una grotta, ma se ognuno di noi consumasse un po' meno o un po' meglio, avremmo un grosso cambiamento a livello mondiale. Ed è questa la cosa più importante, fare un cambiamento personale che diventa un cambiamento di ampio raggio. Cioè, nel momento in cui decidete di consumare meno, di pesare meno sull'ambiente, state già partecipando a una rivoluzione che è in atto. Quindi non c'è bisogno di aspettare il giorno che potrà vivere in un casale sulle colline, o pensare che chi la fa la decrescita è in realtà qualche fortunato che ha avuto il papà che gli ha comprato la cascina in Toscana. Non funziona così, si può fare già da un appartamento. Una delle cose principali è scegliere. Voi vedete questa persona che ha il supermercato, ne ho preso uno americano per non far torto a nessuno. Guardate dove sta guardando questa persona, altezza d'occhi. Gli scaffali tra il 1,20 m e il 1,60 m sono quelli che costano di più come esposizione. Perché? Perché la donna italiana che fa più spesa, quindi un po' la generazione più delle nostre mamme che nostra, ha quell'altezza, circa 1,60 m altezza vista. Cosa succede? Che i supermercati vendono quello spazio dove sta guardando questo ragazzo a prezzo più alto a chi deve esporre. Infatti, banalmente, i prodotti che costano meno dove li trovate? Giù in basso, dove dovete chinarvi per terra. Questa non è scelta, è essere obbligati a una scelta, ma ancora oltre. Qui sembra che lui stia scegliendo tra un'infinità di prodotti. In realtà no. Sta scegliendo tra un numero di prodotti. La scelta è fuori. Quando andate dall'ortolano e gli dite per esempio, per favore mi puoi procurare una cassa di cavolo nero toscano per la prossima settimana? Ve la procura. Provate a farlo con la cassiera del supermercato. Non è scelta. È indirizzarvi a una scelta.
facendo del marketing. Provate a guardare le confezioni degli yogurt, io ogni tanto entro al supermercato e mi diverto tantissimo. Le confezioni degli yogurt stanno diventando tutte verdi, cioè la gara a chi fa la confezione più verde, perché verde, collegamento diretto, ecologico, biologico, eccetera. Fatevi lo yogurt in casa, è facilissimo. Basta una sera alla settimana, ma non tutta la sera, 10 minuti per mischiare l'inoculo dello yogurt con un litro di latte, nel mio caso vegetale. Lo mettete a riposare per tutta la notte a circa 20 gradi, quindi in estate dove volete, in inverno magari dentro il forno con accesa solo la lampadina, e avete lo yogurt per tutta la settimana. Non c'è bisogno, contate nella vostra vita quanti vasetti di plastica da yogurt avete buttato via, un'infinità. Pensate che se non ci fossero le discariche, come non c'erano ancora negli anni 40-50 in Italia, pensate a dovervele tenere in casa tutte quelle confezioni, dovreste uscire ormai. Allora iniziamo a fare questi piccoli passi, si possono fare anche in un appartamento di città. Adesso una volta alla settimana, 10 minuti, ma sto abbondante, faccio lo yogurt per tutta la settimana e scelgo, perché non devo più scegliere quello che mi danno loro. Scelgo cosa metterci dentro, scelgo di non avere conservanti, perché lo yogurt è un fermentato naturale, metterci dei conservanti è una cosa veramente impropria, perché cosa fanno? Calmierano in qualche modo una parte dei batteri della fermentazione, quindi non abbiamo più un prodotto veramente sano, ma abbiamo un prodotto un po' meno sano. Allora, questa è una frase che chi mi conosce sa che vado ripetendo da anni, ormai l'ho fatta uscire dalle orecchie a tutti: l'autoproduzione è la vera rivoluzione, quello che stavo dicendo prima. Riportiamo a casa nostra, anche nell'appartamento di città, la produzione di tutto quello che possiamo. È un vantaggio economico. Il vantaggio economico non vuol dire che dopo ho i soldi per fare le vacanze alle Maldive, ma che ho più tempo di vita. Se io spendo solo 150 euro al mese per fare la spesa, non ho più bisogno di lavorare 80 ore alla settimana, ne posso lavorare 20 e tutto il resto è vita, perché è inutile che ci continuiamo a ripetere che tanto quando andrò in pensione mi farò l'orto. Quando andrete in pensione vi farà male la schiena se non avete fatto yoga per 20 anni, e l'orto lo fate difficilmente. L'orto è quello che bisogna fare in testa, bisogna coltivarsi adesso. Queste sono pochissime delle cose che si possono fare già in un appartamento di città. Le foto sono mie. Questo è il mio orto sul balcone. Chi vuole andare a vedere sul mio blog, c'è anche tutta la spiegazione di come farlo, eccetera. Io l'ho avuto per anni e sono partita da lì. Su questo orto, un balconcino piccolo, non è un terrazzone, ci sono 18 piante di pomodori, vi assicuro che per una famiglia di 4 persone bastano per tutta l'estate, producono pomodori in quantità industriali, soprattutto se si scelgono le varietà piccole, tipo il pacchino, eccetera. Si può produrre il pane, sembra una scemenza perché il pane costa poco, però il pane ormai ha dentro di tutto e non siete voi a scegliere la farina, dovete fidarvi di quello che c'è scritto sul pacchetto della farina, scusate, sul pacchetto del pane. Iniziamo a scegliere la farina. Io per esempio ho individuato un produttore biologico nella mia zona, allo spaccio, vado allo spaccio a prendere la farina in quantità più grosse, il pane, la pasta, le pizze, tutte le cose, i carboidrati che passano da casa mia, passano per il mio forno, non per il forno di qualcun altro che deve dichiararmi qual è la farina, che magari è buonissima e magari no, o magari, come succede ormai molto spesso, riempiono il pane per questione di conservazione con alcol e fa male, con lo sciroppo di glucosio che ormai sappiamo che è cancerogeno. Provate a guardare, a leggere l'etichetta.
sapete, dei prodotti dolciari che ci sono nei supermercati. Non parlo del bio perché lì è un po' più regolata la cosa, ma guardate quelli non bio, non esiste un solo prodotto che non abbia lo sciroppo di glucosio, che in altre nazioni è già impossibile da usare nei prodotti industriali da forno. Ci facciamo il formaggio, la foto che vedete non è un formaggio col colesterolo da latte di mucca, è un formaggio vegetale fatto da me, la foto mia. Si possono mangiare ottimi formaggi vegetali facendoli in casa, utilizzando latte di soia o latte di riso, latte di mandorle, quindi prodotti sanissimi. Si può fare in casa, per fare questo è uno dei più lunghi, ci si mette mezz'ora di procedimento, avete una forma di gouda. Fate il rapporto, una forma di gouda al supermercato quanto vi costa? 40 euro almeno, quello di qualità, quello bio. Facciamo l'esempio di una caciotta, un taglio da un chilo o un chilo e mezzo bio, almeno 30 euro la pagate. 2 euro fatto in casa con un fornello normalissimo, con procedimenti che possono fare tutti. Tutte le cose che sto dicendo, ricette eccetera, adesso in un'ora io non riesco a dare tutto, però le trovate tranquillamente sul mio sito, sono tutte spiegate. I detersivi, dopo ne vediamo uno particolare, che non vuol dire solo fare un sacco di pozioni a base di acido citrico, ma vuol dire usare un po' l'intelligenza, lo vediamo tra un attimo. Conserve, questo vabbè è un classico, le facevano già le nonne, ma c'è anche un modo diverso di fare conserve, per esempio utilizzare la fermentazione, che è una conservazione naturale, che non implica cuocere e bollire la roba per ore facendogli perdere tutto il contenuto vitaminico. Il restauro di mobili, ci siamo riempiti le case, lo dico io per prima perché anni fa ero ridotta così anch'io, ci siamo riempiti le case di mobili svedesi intrucciolato, tutti, e abbiamo le case, siamo arrivati ad avere le case uguali, chi se lo può permettere prende i mobili in legno mazzello che ormai costano uno sproposito. Restaurare è facilissimo. Sul mio sito trovate diverse guide al restauro, al recupero di mobili, che può essere fatto anche banalmente in un pomeriggio, una domenica. Io ho tantissimi mobili in legno massello, ottimi, che ho guardato. L'ultimo l'ho comprato settimana scorsa da un ragazzo di Bologna, che ce l'aveva in cantina, è un Comò, l'ho pagato 150 euro. Altino per i miei canoni, ma era già restaurato. È un altro modo di vedere le cose. Se andate al magazzino svedese con 150 euro forse ormai portate fuori una scrivania, immagino. Opla. Vabbè, lo lasciamo. No, lo lascio così, vai. Allora, un ciclo completo. Fate l'orto sul balcone, oppure chi ha la possibilità della terra lo fa per terra. Dopodiché bisogna creare degli esuberi. Bisogna coltivare di più del necessario perché arriva l'inverno e allora arrivano le conserve fatte con la frutta e la verdura appena raccolte, ma non la solita noiosissima marmellata, che va bene per carità, ma non si può trasformare tutto in passata e marmellata perché comunque il contenuto vitaminico perde. Possiamo fare una cosa che va oltre, cioè che aumenta le proprietà nutrizionali di quello che conserviamo, ed è la fermentazione. Vi lascio questo input, informatevi sulla fermentazione. È una fermentazione, è simile, per farla breve, a quella di uno yogurt. Sono lactobacilli che si formano nella verdura tenuta in acqua e sale in ambiente areato. Questi metodi li utilizzavano le nostre nonne, sull'Appennino qua bolognese, tantissimi utilizzavano la fermentazione per mantenere le verdure fresche, anche durante l'inverno. Però cos'è successo? Che negli anni 50, 60, 70 c'è stata questa esplosione della mania igienica, per cui siamo arrivati alle pubblicità di prodotti che eliminano il 99,9% dei batteri, che non è sano, perché i batteri diventano sempre più resistenti e quindi bisogna utilizzare sempre di più e in modo inefficace.
i batteri non sono tutti dannosi, sono pochi i batteri dannosi che possono esserci in una cucina o in un bagno. Per esempio le Escherichia coli piuttosto che la salmonella sono sempre presenti ovunque anche con gli antibatterici. Il problema è quando la coltura aumenta e si riproduce in modo esagerato, tanto che il nostro corpo, il nostro sistema immunitario non è più in grado di contrastarla. Ma sapete quando succede? Quando casa vostra è ridotta tipo quel programma accumulatori seriali. In quel caso dovete aver paura delle Escherichia coli, ma in una casa normale, senza animali che passeggiano fuori e sul bancone della cucina o al limite pulendolo, non c'è questo problema. Quindi l'antibatterico che toglie il 99,9% dei batteri è dannoso, perché diventiamo più resistenti, i batteri diventano più resistenti perché non c'è nulla di più mutabile di un batterio. I batteri sono i nostri simbionti, si sono coevoluti con noi, il nostro intestino è pieno di batteri per essere così efficace nella difesa immunitaria e non dobbiamo toglierli. Questo è l'orto sul balcone, che è l'ultimo che ho avuto. E dicevo, insalata e pomodori per 4 persone ci stanno tranquillamente per tutta l'estate. Si aggiungono dei vasi, poi lo potete vedere sul mio sito, si aggiungono dei vasi per erbe aromatiche e altre coltivazioni che vanno dalle zucchine ai cavoli, persino è possibile coltivare davvero di tutto su un balcone, si può già fare anche vivendo in appartamento. E diventa un ciclo completo. Lo scarto vegetale delle verdure che io ho coltivato, per esempio, se siete tra quelli che non mangiano le barbe delle carote, male perché le esse sono buonissime, ma facciamo che le buttate via, quello scarto vegetale va nel secchio del compost. Il compost è semplicemente materiale vegetale che si decompone con che cosa? Con i batteri di nuovo, che non dobbiamo mandare via. Si decompone e diventa terriccio fertile. Nella foto grande vedete un bidoncino che io utilizzavo anni fa per il compost e questa è la quantità di compost che ho prodotto in un solo inverno con quel bidoncino, un bidoncino della spazzatura riciclato. Basta fare dei buchi sotto. Il nostro orto non produce solo cose da mangiare, ma anche cose come adesso, ne dico una solo per esempio, ma sono tante, la luffa. La luffa è una spugna vegetale. Provate, sempre come con la scatoletta dello yogurt, a tenere in casa tutte le spugnette per i piatti che avete utilizzato nella vostra vita. Anche lì dovreste uscire di casa ormai, perché si consumano di continuo. E non sono biodegradabili, quelle spugnette tra 200 e 300 anni, se non le bruciano, saranno ancora lì, sopravvivono tutti. E se le bruciano è tutta diossina che poi ci ritorna in testa. La luffa è questa, sembra una grossa zucchina appesa, si può coltivare anche su una finestra volendo, gli fate un piccolo aggancio, si arrampica. È una spugna vegetale, è quella che trovate a prezzi folli dall'estetista, la potete coltivare voi. Una pianta di luffa fa 4-5 di queste cucurbitacee, e è una cucurbitacea, la tagliate a pezzi, basta sbucciarla, dentro è così, la tagliate a pezzi, avete le spugne di luffa per la doccia, per pulire casa, per lavare i piatti. Tra l'altro, dopo un po' che si utilizza nella doccia, diventa un po' ruvida, la passiamo per lavare i piatti. Si igienizza, non sterilizza, ma si igienizza mettendola in acqua, limone e bicarbonato. Quando poi lo buttiamo nel lavandino, al contrario di quelli che eliminano il 99,9% dei batteri, non andiamo a inquinare niente, perché è acqua, bicarbonato e limone. Facciamo che non avete un balcone, o anche chi ha il balcone, ma facciamo che non c'è neanche un balcone. Si possono coltivare germogli. I germogli sono considerati un superalimento.
Perché? Perché praticamente la pianta, quando germoglia, ha una concentrazione di vitamine e sali minerali che è 10 volte superiore a quella della pianta adulta. Banalmente, se voi mangiate una ciotola di germogli di cavolo, avete questo quantitativo nutrizionale, che con la pianta adulta sarebbe un metro quadro di campo di cavoli. Io non riesco a mangiarne metà da sola e sono una buona forchetta, quindi dubito che qualcuno riesca a mangiare un metro quadro di campo di cavoli, saranno almeno una ventina. La soluzione sono i germogli. Se volete un multivitaminico reale e naturale, coltivate i germogli in casa. Questo germogliatore, qui si vede, è piccolino, occupa 40 centimetri quadrati. Direi che 40 centimetri quadrati in cucina ce li abbiamo tutti. Basta pochissimo, perché in 5-7 giorni la maggior parte dei germogli sono pronti, alcuni anche più velocemente, tipo germogli di ceci, sono pronti in 3-4 giorni. Vi dico il motivo per cui sono qui alla Macro. Uscirà tra poco questo volume, che è il grande manuale dei germogli. Chi mi conosce sa che, se volete poi il volantino come promemoria, ce l'ha, ok, è qui al Banco Macro. Chi mi conosce sa che avevo già fatto un altro libro sui germogli, che era un po' più divulgativo. Questa è una guida molto completa, perché per fortuna, portando questo argomento anche in Italia, spingendolo molto, tante persone si sono appassionate, perché è facilissimo coltivare i germogli, si può fare dovunque, si ha sempre un'insalata pronta. Per esempio, io vivo qua sull'Appennino. Ho 3-4 mesi minimo di neve ogni anno, tranne l'ultimo inverno. Per me è fondamentale avere la mia insalata coltivata da me, e posso farlo con i germogli. Io non compro l'insalata nemmeno d'inverno. Scusate. Portando questo argomento in Italia, spingendolo così tanto, per fortuna ci sono stati dei produttori che si sono interessati, e adesso sul mercato sono disponibili tantissime varietà di germogli, mentre prima era veramente difficile trovarle, erano quasi tutte di importazione. Abbiamo deciso allora di fare questo nuovo libro, che parla della coltivazione ma anche di come utilizzarli in cucina, ma che è l'unico che contiene la guida 80 varietà di germogli, perché ogni germoglio, come ogni verdura in realtà, ha una sua particolarità, ha un suo contenuto vitaminico, di sali minerali. Ci sono, per esempio, se volete iniziare a coltivarne uno a spesa zero quando tornate a casa stasera, mettete in un colapasta un pugnetto di lenticchie, poi l'annaffiate mattina e sera. La lenticchia potete anche passarla sotto il getto d'acqua del rubinetto, l'annaffiate mattina e sera, nel giro di 4-5 giorni avete germogli di lenticchia, che sono ricchissimi di sali minerali ma soprattutto di vitamina C. I nostri vecchi in Toscana, in Emilia, sull'Appennino lo facevano. Le donne coltivavano i germogli di lenticchia durante l'inverno, è un uso che si è perso all'inizio del Novecento, e era la quantità di vitamina C che usavano loro, perché ovviamente non c'era l'arrivo delle arance dalla Sicilia come c'è adesso. È a chilometro zero reale, perché lo coltivate in casa vostra. Se invece volete darvi ai germogli un suggerimento, prima di visitare le aziende che ci sono al Sana, che hanno germogliatori e germogli che vi possono spiegare la cosa in dettaglio, ma soprattutto di utilizzare un paio di germogli che sono tra i più ricchi. Uno è l'alfalfa, l'erba medica. L'altro è il lino. Il lino, come la canapa, sono gli unici due semi che contengono tutti e 8 gli aminoacidi essenziali. Sono completi. Quindi, se volete partire con qualcosa di veramente nutriente, per esempio un mix di semi di lino e di alfalfa con le lenticchie che asciugano un po' la mucillagine che viene dagli alfalfa, è un ottimo mix, è molto nutriente e va benissimo per l'inverno e per alzare un po'
la vostra scorta di vitamina C e di vitamina A. Detersivi naturali veri. Allora, per fortuna è scoppiata la moda dei detersivi fatti in casa, quindi tutti ormai sanno che l'aceto è meglio dell'anticalcare, tutti sanno che il bicarbonato e il limone è meglio per lavare i piatti, piuttosto che anche la lisciva fatta dalla cenere del camino, sono ottimi per pulire i piatti. Però non è sempre necessario fare dei detersivi, a volte basta usare la chimica organica, la chimica di base. Per esempio, per pulire l'argento non esistono detersivi naturali e i detersivi per pulire l'argento sono tra i più inquinanti in assoluto, perché l'ossido d'argento è difficile da pulire. In realtà noi abbiamo una possibilità naturale che viene dalla chimica, che si chiama pila chimica. Qualcuno magari ha qualche ricordo dalla scuola superiore. Banalissimo, foderate una ciotola di alluminio, la carta di alluminio, ed è l'unico uso per cui dovete utilizzare l'alluminio, perché altrimenti vi passa nel cibo, non usatelo nel cibo, ma per pulire l'argento va bene. Foderate una ciotola di alluminio, mettete acqua bollente con bicarbonato di sodio e sale. Cosa abbiamo fatto? Con gli ioni della carta di alluminio, il sale che fa una soluzione salina con l'acqua calda, facciamo uno scambio elettrolitico con il pezzo di argento o di silver che andiamo a inserire nell'acqua. Quindi in realtà voi fate una ciotola di acqua calda con sale e bicarbonato, mettete dentro il pezzo d'argento, si pulisce da solo fino nei più piccoli reconditi delle cesellature, lo tirate fuori dopo neanche un minuto ed è perfettamente pulito. Lo potete fare con qualsiasi oggetto, dai gioielli ai servizi. Questo è un esempio di come viene. Poi se volete tutto il procedimento completo, ma credetemi, è questo, è banalissimo, ma se volete il procedimento completo sul mio sito lo trovate. Quindi è un'economia maggiore, non c'è bisogno di creare qualcosa per pulire qualcos'altro. A volte è banale, basta una reazione chimica buona, tra virgolette, perché questa è una reazione chimica che non inquina, perché noi poi andremo a buttare via acqua, sale e bicarbonato, che anzi ci pulisce lo scarico di dove lo buttiamo. Arrivo a un argomento un po' prestante. Allora, il riscaldamento è uno degli argomenti più dibattuti sulla questione decrescita, consumi, eccetera. È ovvio che se noi potessimo scegliere prenderemmo il mega impianto fotovoltaico piuttosto che l'impianto geotermico, è ovvio. Però io per esempio non ho 40.000 euro da investire in questa cosa, il che non vuol dire che devo restare a consumare gasolio o GPL o altri gas che vengono importati come il metano e che avete visto che problemi, non dico politici, ma anche solo di trasporto che creano, costruzione di gasdotti, abbiamo gasdotti che attraversano tutta l'Europa. Possiamo tornare con molto agio a quello che facevano le nostre bisnonne, ma facendolo in modo più moderno. Questa che vedete di fianco, non sto a parlarvi di cose ipotetiche, io le faccio. Questa è la mia stufa legna, è una cucina economica. Ne ho presa una di tanti anni fa, è del 1950 ed è tra l'altro un pezzo storico del design italiano, perché questa è la prima cucina economica che è stata prodotta, brevettata in Italia da Angelo Po, che adesso è un'azienda gigantesca nella ristorazione. Questa cucina è fatta in acciaio e ghisa italiani, è indistruttibile. Ho comprato, chi segue il mio blog lo sa, ho comprato una stufa per il piano di sopra, costata un patrimonio, da un'azienda italiana che ha scritto Made in Italy, è tutta in ghisa cinese, nonostante il patrimonio che abbiamo pagato, scalda la metà di questa. 64 anni questa, funziona benissimo. Cosa fa? Nei mesi invernali cucina, da acqua calda per lavare i piatti, perché quella specie di contenitore che vedete di fianco di acciaio
è lo scalda acqua, si versa nel lavandino, si lavano i piatti. Serve anche per cucinare come forno. Ci si fa il pane, ci si fa la pizza, ci si fa tutto. Si cuociono anche le zuppe dentro il forno di queste cucine. Sembrano piccoline ma fanno tutto. E riscaldano la casa. Certo, la combustione della legna non è la cosa più sana in assoluto per l'ambiente, ma non è la peggiore. È molto meglio che il metano, che il GPL, che altri combustibili fossili. Oltre a questo, la legna bruciando. La legna per me è quella del bosco attorno a casa mia, ma in qualsiasi posto andiate in Italia potete avere tranquillamente la legna a chilometro zero, non nel centro di Milano, ma più o meno dove si possono installare le stufe c'è legna in tutta Italia e davvero costa pochissimo, perché io per scaldare una casa di 240 metri quadri a due piani spendo solo 400 euro all'anno e vanno le stufe da me tutto il giorno. La cenere prodotta da questa legna si trasforma in lisciva facendola bollire, che è un detersivo naturale che serve per lavare piatti, pavimenti, e non serve l'uso di guanti, perché la lisciva veniva utilizzata anche per abbellire le mani, perché rimangono molto morbide. Vedo che chi lo sa, se iniziate a usare la lisciva, o anche semplicemente io quando non ho più lisciva perché non ho tempo di farla a volte, uso direttamente la cenere. La cenere ammorbidisce le mani e lava benissimo, sgrassa molto meglio e non rimane attaccata ai piatti, perché tutti i detersivi, anche gli antibatterici 99,9%, rimangono attaccati ai piatti, anche sciacquandoli. Una parte, ormai ci sono studi da anni che l'hanno provato, una parte rimane attaccata al piatto e ve la mangiate poi. Funziona anche come phon questa stufa, come asciugacapelli. Io ho i capelli lunghi, quindi se va bene per me va bene per tutti. Mi metto vicino alla stufa, leggo per 3 minuti, a 5 ho già i capelli secchi, 3 minuti e vado via con i capelli asciutti, quindi fa anche da asciugacapelli. Dicevo prima del recupero mobili, in Italia abbiamo dei bellissimi mobili, i legni masselli che stanno nei depositi, vendite di seconda mano eccetera, e non li guarda nessuno, e noi tutti come pecore dentro il supermercato svedese a prendere il trucciolato. Tiriamo fuori questi mobili. Questo è un armadio che ho recuperato, che ho pagato una sciocchezza, ma una sciocchezza, ed è un armadio in legno massello. È bastato dargli una passata di gomma lacca. La gomma lacca è fatta con della resina ed è un protettivo naturale del legno, se volete anche a cera. Se andate sul mio sito, la guida al restauro è fatta con questo baule. È ovvio che le cose vecchie poi le trovate così, e così non lo metterai in casa nemmeno io, non sono pazza, non vivo come nella preistoria. Però è bastato un pomeriggio per farlo diventare come lo vedete di fianco, ed è veramente facile, ed è alla portata di tutti. E invece di spendere 1500 euro per un armadio intrucciolato che se lo traslocate rimarrà così, e ve lo dico per esperienza diretta, perché non sono mai riuscita a rimontarli in squadra quegli armadi lì, ne spendete 100 e ne portate a casa uno in legno massello. Quando io ho comprato quella cucina economica che avete visto prima, ho speso 100 euro e 50 per trasportarla. Ho pagato due ragazzi con un furgone che me la trasportassero. Con 150 euro non comprate una cucina economica, costano dai 2.500 in su quelle belle. Cosa succede però? Che come è successo a me per l'altra stufa, potrebbe non essere un prodotto davvero italiano ed essere una schifezza, ma come spesa io sto sfruttando una cosa che mi è costata solo 100 euro. Quindi non ho bisogno di dare un mese del mio stipendio per comprare l'armadio o la stufa. Mi basta dare un giorno per acquistare la stufa. Teoricamente, ragionando così, gli altri 29 giorni potrei anche non lavorare. Un
input. Allora, diceva giustamente Ivano, scalare le marce non vuol dire che adesso magari a qualcuno si è aperto un mondo, va a casa e inizia ad autoprodurre tutto, perché dopo 2 o 3 giorni siete saturi, avete farina per tutta la casa, limone, acido citrico che girano. Basta produrre poco ogni tanto. Intanto produrre in grandi quantità, perché io per esempio quando faccio i saponi li faccio per tutto l'anno, quando faccio i detersivi li faccio per tutto l'anno, non li faccio per la settimana o per il mese. In questo modo mi costa 1 ora all'anno, che scusate, ma è anche meno di andarli a prendere al supermercato, perché se sommate tutte le volte che andate a prendere il detersivo il tempo che ci mettete a portarlo a casa, è anche meno tempo farselo, 1 ora all'anno per fare i detersivi da usare in casa. È stato studiato ed è provato che l'uomo ci mette circa 7-21 giorni per acquisire una nuova abitudine. 21 giorni se è un'abitudine mentale, per esempio l'esercizio di meditazione da fare tutte le mattine, ci si mette almeno 21 giorni perché diventi un'abitudine. Ma un'abitudine materiale, il fare qualcosa, di solito viene assimilata in circa 7 giorni, 10 giorni al massimo. Io vi suggerisco di fare un percorso a una cosa ogni settimana. Per esempio, ma è solo un esempio, poi ognuno fa quello che vuole. La prima settimana provo a fare il pane in casa, mi scelgo la farina, mi prendo il tempo per scegliere la farina veramente buona, fatta, magari macinata a pietra, magari fatta nei pressi di casa mia. La seconda settimana, o magari mi interessa della pasta madre, che è un lievito naturale, invece di fare il pane e le pizze con lievito di birra. La seconda settimana provo a fare il detersivo dei piatti, che è banalissimo, con i saponi di Marsiglia si fanno un sacco di altri detersivi per la casa. La terza settimana provo a fare un ecobucato, che non è una cosa così complicata, basta per esempio sostituire l'ammorbidente con l'aceto di vino bianco. Dopo vi assicuro che i panni non odoreranno di aceto di vino bianco. Se gli mettete anche una goccia, una sola, di olio essenziale di lavanda, quello vero, non le profumazioni del supermercato, se mettete anche una goccia di olio essenziale di lavanda, poi profumeranno di lavanda, perché comunque per osmosi, tra il caldo e il freddo dei risciacqui della lavatrice, il profumo della lavanda viene potenziato, il profumo di qualsiasi cosa, potete mettere anche un'altra profumazione, ma la lavanda ha 2 funzioni, una è calmante, è rilassante, quindi per esempio lavare le lenzuola con una goccia di olio essenziale di lavanda vi fa dormire meglio. E la seconda funzione è che è un antitarme naturale, quindi se noi aggiungiamo sempre al bucato avremo l'armadio profumato di lavanda senza dover aggiungere quelle schifezze, che tra l'altro sono chimiche, anche questo è il bello. Voi sentite l'odore finto della lavanda, ma gli insetti e le tarme se ne fregano, perché loro sono distratti, cioè vanno da un'altra parte, solo se sentono l'odore della lavanda vera, non della profumazione finta lavanda che c'è in quei cosi antitarme per gli armadi. Quarta settimana, incontro di baratto. Perché? Perché decrescita vuol dire anche socializzare, vuol dire anche divulgare, vuol dire anche fare altre cose con altre persone vicino a sé. C'è una parola bellissima che è bioregionalismo, è fare gruppo attorno a sé. Noi ormai conosciamo a volte meglio delle persone che non abbiamo mai incontrato, con cui parliamo tutti i giorni su Facebook. È alienante. Va benissimo, chiacchierate, ma cercate lo scambio, il baratto, l'incontro vicino a casa propria, il fare comunità, intessere rapporti sociali, perché è così che si cambia, perché disgregandosi non passano le informazioni. Se noi ci
disgreghiamo, io non avrò mai il tempo di dirvi: ehi, guardate che l'antibatterico è meglio non usarlo, non ci sarà nessuno che lo dice. Invece voi oggi siete venuti qua, questo è un incontro a suo modo, andate anche ad altri incontri vicino a voi, ridite le stesse cose che ho detto io, fate finta che è farina del vostro sacco, va benissimo. Sono tutti input che date, che si diffondono, sono tutte cose che vanno a cambiare altre persone ed è una rivoluzione sociale enorme in atto globalmente che potete fare da casa vostra adesso. Ok. Io... Sì, se ci sono domande, siamo in conclusione dell'incontro, però alcune domande eventualmente. Sì, vediamo se riusciamo, se si avvicina signore così anche col microfono. Volevo sapere per quanto riguarda il sapone che lei fa in casa, usa l'idrossido di sodio o la cenere? Cioè per il sapone da fare in casa, io adesso uso la lisciva perché ho facilità, avendo tanta cenere. Praticamente la lisciva è cenere cotta in acqua, nient'altro. I sali si depositano e quando si filtra c'è quest'acqua che in realtà è diventata un detersivo che ha un grosso potere sgrassante. Prima di avere la stufa legna, ero anche in un appartamento con riscaldamento centralizzato, utilizzavo i detersivi fatti con sapone di Marsiglia per la maggior parte. Lì è facilissimo, basta prendere un sapone di Marsiglia bio, un sapone di Marsiglia reale, non quelli da supermercato che non sono... O anche con la soda, però la soda è un po' più inquinante, quindi io la utilizzerei maggiormente per i casi proprio di sporco forte, perché altrimenti il detersivo o anche semplicemente il limone o l'aceto sono già degli sgrassatori ottimi per pulire i piatti. Il sapone solido, eh sì, per quello ci vuole la soda caustica. Sì. No, pensavo il detersivo. Però non è che ci sia proprio bisogno di comprare, di fare tutto in casa. Io per esempio il sapone di Marsiglia lo prendo da un'artigiana, da una ragazza, scambiando e barattando. Siccome lei lo fa per lavoro il sapone, perché gli vende, io baratto conserve con saponi. Siccome a me non piace moltissimo fare il sapone solido, mi piace solo fare i detersivi, bisogna anche fare le cose che piacciono, sennò non è divertente. È un'occasione di scambio, però lei lo fa sì con la soda caustica, non c'è proprio altro modo, no? Si avvicina. Detersivo con il sapone di Marsiglia è facilissimo. Spende un sapone di Marsiglia circa 100 grammi, un litro o un litro e mezzo di acqua se avete l'acqua molto calcarea, si grattugia il sapone di Marsiglia, si fa bollire l'acqua, si mette dentro il Marsiglia, si mescola finché non diventa una crema, puoi usare un mini pimmer al limite, si versa nelle bottiglie, si può diluire di più magari se non piace il profumo del Marsiglia, si possono aggiungere oli essenziali se si vuole un altro profumo, va benissimo per lavare i sanitari, le parti della cucina, i piani della cucina oppure i pavimenti. Ecco, un antibatterico vero per i piani della cucina e per il bagno è aceto di vino bianco e bicarbonato di sodio con acqua, non lo dico io, l'ha detto una ricerca della Berkeley University che ha stabilito che questo è il migliore disinfettante per i piani di lavoro, non quelli pubblicizzati. Aceto di vino bianco, se volete avere una sicurezza maggiore, tea tree oil, 3 gocce di tea tree oil e quello è un igienizzante naturale. Prego. Ringraziamo, grazie del suo intervento e del suo entusiasmo soprattutto, perché si vede che le cose che fa ci crede enormemente. Grazie a voi.